Paola Marchetti, Export Innovation Manager. Proviamo a fare la sintesi di questo convegno, il primo in programma nella seconda fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo in corso di svolgimento all'Aquila. Sì, oggi abbiamo avuto la presenza di importanti autorità, di buyer provenienti da ben 8 paesi, 14 buyer, 60 aziende che ora parteciperanno ai B2B. Abbiamo fatto un convegno per far capire quelli che sono gli skills che le aziende abruzzesi devono avere per una competitività e una crescita nei mercati internazionali. E quali sono questi skill? Assolutamente perseguire l'alta qualità, la competenza, la conoscenza dei mercati e un'ottima presentazione a livello di marketing e quindi di conoscenza anche della lingua inglese che, come avete ben visto, è stata protagonista del nostro convegno. Romeo Ciammichella, responsabile internazionalizzazione di ARAP, secondo Festival Internazionale Tartufi d'Abruzzo, si è appena concluso il primo convegno in programma e lei così ha dato un saggio, numeri alla mano, di quella che deve essere, diciamo, un approccio scientifico, numerico alla conquista dei mercati esteri. Proviamo a riassumere quanto è emerso. Sì, abbiamo dato numeri che ci portavamo dietro in realtà dall'anno scorso, quando abbiamo inteso iniziare questo progetto. È stato un percorso e sarà un percorso. Oggi abbiamo analizzato i dati di conoscibilità e riconoscibilità della regione Abruzzo, dati oggettivi monitorati da piattaforme telematiche, intelligenza artificiale, che ci hanno consentito di misurare in maniera oggettiva cosa abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, e i dati sono confortanti. Abbiamo avuto ad oggi 2023 un 50% di conoscibilità in più su web, su social, e il 2023 ancora finisce, nel senso che abbiamo questo importante evento del tartufo che sarà molto partecipato, già lo è oggi. Qui abbiamo avuto la possibilità di anche confrontarci con buyer in maniera anche critica rispetto a quello che accade sul resto del mondo, e loro hanno capito la portata di quello che stiamo facendo, nel senso che quello che hanno detto noi l'avevamo pensato e misurato, quindi molta soddisfazione rispetto al percorso che abbiamo messo su. Vogliamo andare avanti insieme all'assessore, insieme alla direzione generale di ARAP, al CDA di ARAP, perché i numeri iniziano a parlare, per fortuna, e quindi non ci sono tanti secondo me, c'è oggettività di ragionamento. Quindi, ed ecco qui arriva Alessandro Miceli con in mano, cioè il protagonista assoluto. Alessandro Miceli, chef che gestisce due importanti ristoranti a Dubai, nominato l'anno scorso ambasciatore nel mondo del tartufo d'Abruzzo. Allora, impressioni non più della vigilia, insomma, il festival ha appena cominciato e lei oggi pomeriggio sarà protagonista di un masterclass. Volevo soltanto dire che al secondo anno, questa seconda iniziativa già è partita, che la platea è aumentata, le persone che ci circondano sono di più e già come primo impatto si vede che è cambiata l'aria. E c'è molto interesse e a sua volta c'è molta curiosità per capire che cosa c'è oggi che stiamo mettendo sul tavolo. Ho preparato una masterclass che prepareremo e il protagonista è sempre qua davanti a noi, che è lui che ci darà una mano a far conoscere l'Abruzzo nel mondo. Ecco, in questo anno d'ambasciatore, più conosco questa terra, più vedo similitudine con la mia e vedo questo connubio tra montagna, colline e a sua volta il mare, che è molto vicino. E rientro, oggi abbiamo fatto una cosa super. Siamo tornati insieme da Dubai. E immagina che cosa siamo riusciti a fare, possiamo raccontarlo, diciamolo. Ci siamo ritrovati, visto che l'ultima volta sono venuto mi sono innamorato degli arrosticini, e che cosa potevamo fornire insieme a questo stupendo... Gli arrosticini, abbiamo cucinato gli arrosticini, non ditelo a nessuno, al 50° piano di un palazzo di Dubai, governativo, spero che qualcuno mi tiene il segreto, e abbiamo fatto mangiare gli arrosticini abruzzesi a Dubai. A 200 metri d'altezza, molto apprezzata. Allora, la squadra funziona. In collegamento prima c'è stato un amico di Alessandro Miceli, Massimo Pasquarelli, che ha portato una testimonianza importante anche di futuribilità per le nuove generazioni. Questo è anche un altro messaggio che a noi come regione serve.
lo facciamo in maniera a volte irriverente, come Alessandro ha detto con gli arrosticini, ma vi assicuro che l'effetto domino che si è creato a Dubai in due giorni l'abbiamo percepito, perché poi la sera siamo andati in altri ristoranti italiani, ma come avete fatto? Io la risposta mia è stata: è quello che faremo che mi deve preoccupare, non quello che... Di solito posso dire soltanto, di solito ricevo dai 900 ai 1000 like su qualsiasi posta che faccio. Quando ho postato gli arrosticini sono aumentati a 1700, visto che i numeri non tradiscono mai. E dico: allora c'è qualcosa che manca a Dubai, non soltanto la perla nera e il tartufo, ma anche gli arrosticini. Ma quello che volevo un attimino mettere sul fuoco quest'anno come quello di riuscire a coinvolgere i ragazzi. Quest'anno cosa facciamo? Portiamo dei ragazzi a Dubai, che è la parte fondamentale di questa formazione. Riuscire a dire: Dubai è lì, venite a fare un'esperienza, selezioniamo dei ragazzi che hanno fatto bene nelle loro scuole e verranno a Dubai, che gliene darò tante, per riuscire a formarli, per vedere che se sono pronti per territorio internazionale. Sì, lui insieme a William, insieme ad altri chef abruzzesi, abbiamo una bella squadra. Lui è indispensabile, perché quei mercati vanno conosciuti, vanno studiati e vanno frequentati per riportare tecnica, per riportare internazionalità qui. I nostri prodotti, guardate, funzionano su tutto. I nostri prodotti funzionano su tutto. Chiaramente work in progress, quindi ci lasciamo come... Continuiamo su questa strada, perché veramente le soddisfazioni stanno arrivando in maniera quotidiana. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Per la disponibilità anche oggi, perché sono sacrifici, due giorni abbiamo fatto un po' di chilometri. E non di riportare il tartufo a casa. Io ci ho provato in tutti i modi di portare qualcosa, speravo che se lo scordavano, ma no. Ma la cosa che posso dire è un'altra: saluto le persone e sento il tartufo dentro loro. Comunque vi saluto, vi aspetto a Dubai e cerchiamo di preparare per il prossimo qualcosa di nuovo. Già dobbiamo pensare alla terza nostra fiera, no? Cosa ci dobbiamo inventare? Grazie.